nella rada di Santi 40, punto di partenza della colonna che occupò Argirocastro, sbarcano reparti di artiglieria someggiata che vanno a presidiare. Assieme alle armi italiane che garantiranno all'Albania con la difesa delle frontiere comuni la pace, giungono sulla sponda orientale adriatica ingenti quantitativi di viveri ed indumenti inviati per soccorrere la popolazione civile che in alcune zone era stata ridotta ad un penoso stato di miseria dagli abusi del passato malgoverno. All'aeroporto di Tirana, un reparto di granatieri si prepara a partire in volo per raggiungere e presidiare Kukës, importante centro del nord-est presso il confine jugoslavo. Il comandante del reparto reca in dono a quelle popolazioni l'effigie del loro sovrano, Sua Maestà Vittorio Emanuele III.